Buonasera a tutti, mi chiamo Valentino Quinti, sono un giovane cittadino di Civitanova Marche. Volevo intervenire a proposito del federalismo fiscale, ma prima di parlare del federalismo fiscale c'è da affrontare un tema che tutta la politica italiana evita, dall'estrema sinistra all'estrema destra, ovvero la riforma amministrativa dello Stato. Lo Stato italiano in questo momento è costituito ovviamente da comuni a livello amministrativo, da comuni, province, regioni e dallo Stato centrale. In più vi sono alcuni organi non eletti come le comunità montane. E se noi ad esempio prendiamo i stati più efficienti, come ad esempio Germania, Giappone, Svezia, Olanda, Brasile, a livello amministrativo, sono stati che hanno tra il livello centrale e il livello comunale un solo livello amministrativo. Prendiamo, la struttura tedesca, ovvero comuni, 5.000 comuni per 81.800.000 abitanti. 16 land, di cui 3 città-stato e lo Stato centrale. Prendiamo il Giappone, 126 milioni di abitanti, 37 prefetture, 1.800 comuni. Germania e Giappone sono due paesi che si estendono come l'Italia. Quindi entriamo nel dibattito italiano senza i numeri. In Italia, prima di affrontare il federalismo fiscale, un'ipocrisia che è presente anche a sinistra, soprattutto a sinistra, è quella della riduzione dei livelli amministrativi. Quindi dobbiamo abolire le comunità montane, accorpare i comuni, gli 8.101 comuni italiani, accorpare i comuni, abolire le province, ridurre le regioni. Abbiamo regioni come il Molise che hanno 300.000 abitanti, la Basilicata ha 800.000 abitanti, le Marche ne hanno 1.500.000, Liguria 1.500.000, Friuli 1.500.000, l'Abruzzo sì, popolazione simile, Valle d'Aosta 127.000 abitanti. Lo Stato italiano ha bisogno di una forte riforma amministrativa. Ovvero, come ho ribadito, abolizione delle comunità montane, accorpamento dei comuni sino a 1.000 comuni, non di più. Siamo 60 milioni di abitanti. Se noi pensiamo che il Giappone, con il doppio della popolazione, ha 1.800 comuni e nella legge giapponese è previsto la riduzione sino a 1.000, noi ne dovremmo avere 800, non di più. L'abolizione delle province e la riduzione delle regioni. In più, ovviamente, poi la legge elettorale con riduzione di parlamentari, sia senatori che deputati, non, e quindi un forte taglio che serve a snellire la macchina burocratica e a far sì che veramente solo i migliori possano essere eletti. Perché se noi pensiamo ancora che la politica sia un poltronificio, perché in Italia è un poltronificio, dall'estrema sinistra all'estrema destra, mi dispiace dirlo, è così. Non arriveremo mai al federalismo. Federalismo che serve? Serve a fronte di una riforma amministrativa. Pensiamo al Brasile. Il Brasile è un paese che si estende per oltre 20 volte l'Italia, ha 26 stati federali e 5.500 comuni, a fronte di 193 milioni di abitanti. È uno dei stati a livello amministrativo più efficienti al mondo, il secondo paese al mondo con meno indebitamento dopo la Russia. Quindi il federalismo serve, ma serve partendo da forti basi, anche perché questa è un'altra ipocrisia italiana, il fatto che, la paura della secessione della Lega Nord. La secessione in Italia non avverrà mai, perché ormai siamo sotto il regime di Unione Europea, come le prossime finanziarie in Italia non verranno più fatte direttamente solo dallo Stato italiano, ma verranno fatte dall'Unione Europea, come la prossima, quella che avverrà dal 2012, avverrà sotto direttive dell'Unione Europea. Come ad esempio la prossima riforma pensionistica, già l'Unione Europea ha imposto dei dettami come la parità dell'età pensionabile tra donna e uomo. La donna verrà adeguata ai 65 anni dal 2012, c'è una direttiva europea. Quindi stiamo andando verso uno Stato federale europeo. Ed è giusto così, perché è vero sì che gli abitanti del Sud dicono che le vostre imprese del Nord vengono qui a scaricare veleni, ma ci sono colpe da entrambe le parti, quindi è meglio che ognuno risolva i problemi sul proprio territorio e sia amministratore corretto del proprio territorio. Una regione come le Marche, che sono sempre stata una regione in attivo, di lavoratori onesti, una regione industriosa, perché non deve usufruire dei suoi attivi di bilancio? Perché deve pagare gli errori del Sud? Perché? Non è giusto. In Germania non è vero che tutti si sentono tedeschi. Perché gli abitanti della Germania Ovest, io la Germania la seguo con particolare interesse, gli abitanti della Germania Ovest, dei 1.500 miliardi di euro che da Ovest sono andati ad Est,
dall'89 sino al 2009, 1.500 miliardi di euro, quasi il debito italiano, che è di 1.867 miliardi di euro. Sono miliardi che i tedeschi della Germania Ovest hanno sborsato con assegni da 100 miliardi di euro ogni volta. E non pensiamo che l'Est funzioni, ad eccezione della città-stato Berlino, la capitale. Gli altri land sono un semideserto. Quindi, nel senso, sì, prendiamo esempio, ma sappiamo bene che anche all'esterno non tutto, insomma, è oro. Quindi, riforma amministrativa. Per quanto riguarda il fisco, voglio affrontare questo, semplicemente questo argomento dicendo la lotta all'evasione fiscale non si effettuerà mai potenziando la Guardia di Finanza o potenziando i controlli, che sono costosissimi. I controlli sono solo azioni esemplificative, per dire guardate come puniamo coloro i quali evadono le tasse, come ad esempio avviene in Francia, dove i controlli sono veramente efficaci. Il problema è un altro. Allora, in Italia si evade perché sia colui il quale offre un servizio, sia colui il quale usufruisce del servizio, cioè chi vende e chi compra, ha un vantaggio. Il primo evade le tasse, colui che offre il servizio, il secondo risparmia sul costo del servizio. Qui l'unica metodologia è di porre in conflitto di interessi le due utenze, come avviene in Germania, in Scandinavia e negli Stati Uniti. Quindi io devo poter, sia singolo dipendente che persona giuridica, portare non in deduzione ma in detrazione totale e poi in percentuale a quanto spendo, la detrazione effettiva, ciò che io acquisto dai beni, cioè dal lavoretto che faccio a casa, alla spesa, alle bollette, agli investimenti per le aziende, gli investimenti nella ricerca e quant'altro. Ponendo in conflitto di interessi chi offre il servizio e chi vende, io ho un vantaggio fiscale e richiederò sempre la fatturazione, l'altro è costretto a effettuarmela e quindi vi è l'emersione del nero. I controlli fiscali invece servono a livello esemplificativo, ovvero tu evadi le tasse, devi andare in galera 20 anni assieme ai più grandi delinquenti, come negli Stati Uniti. Dagli Stati Uniti dobbiamo prendere, sì, quei pochi esempi validi, come questi. Per questo la lotta fiscale della Guardia di Finanza è semplificativa, mentre il vero insomma, strumento funzionale è questo, la totale detraibilità, la totale detrazione delle spese, anche per i singoli dipendenti. Solo così possiamo lottare l'evasione fiscale, perché se pensiamo di lottare in un paese di 5 milioni di partite IVA, è una lotta persa a priori. Infine, ultimo argomento che voglio lanciare, un argomento particolare. Allora, in Italia, ad esempio, abbiamo tantissimi pozzi dal quale recuperare risorse. Ad esempio, citiamo sempre la Germania. In Germania, ad esempio, la Germania ha un introito netto dalla tassazione della prostituzione di 15 miliardi di euro annui a fronte di 450.000 operatrici sessuali. E ancora stanno lottando per far sì che questo mercato emerga. In Italia abbiamo il problema del Vaticano all'interno della città di Roma. Ma se a sinistra, dove ovviamente il peso di coloro i quali votano e di coloro i quali appartengono al clero è minore a livello di voti, non vengono effettuate queste lotte, questi bacini non li andremo mai a intaccare, perché queste sono anche lotte intelligenti, ovvero attualmente la prostituzione è praticamente mercato delle mafie, delle criminalità organizzate e non. La lotta anche alla criminalità non si effettua solo potenziando le forze dell'ordine, si effettua tagliando i mercati, eliminando i mercati alle mafie e alle organizzazioni criminali. Questo può essere un esempio intelligente di come gradualmente, ad esempio, eliminare il mercato della prostituzione alla criminalità, oltre che avere un introito che in Italia è sicuramente maggiore e i cui introiti possono essere riversati in investimento, come ad esempio scuole, università o infrastrutture e mobilità. Costo intelligente. In Europa la prostituzione è tassata nei Paesi Bassi, in Germania, in Svizzera, in Austria, in Ungheria. Addirittura in Turchia è tassata. Quindi, un altro bacino, ad esempio, dal quale vi sono miliardi e miliardi di euro da recuperare. In Italia abbiamo uno studio del Ministero della Finanza per cui i falsi invalidi, incidono per 11 miliardi di euro all'anno in Italia. Penso che dobbiamo lottare, i falsi invalidi, non quelli veri. Quindi i bacini in Italia per raccogliere le risorse vi sono.
Il problema è che in realtà la politica si deve porre l'obiettivo di lottare, ma soprattutto di ridisegnare la struttura dello Stato. Così come a livello di legge elettorale, al di là della preferenza che è fondamentale a tutti i livelli, sia provinciale che nazionale e quant'altro, dobbiamo assolutamente porre un limite all'ingresso in Parlamento, almeno il 5% di soglia, come in Germania. Io ho citato vari elementi per dire che, perché 5, 7 minuti, 9 minuti sono pochi, questi sono dibattiti che devono essere fatti con molto più tempo, per dire in Italia le risorse ci sono, nonostante il deserto industriale verso il quale stiamo andando. Il problema è che la politica si deve porre seriamente di essere innovativa e deve avere il coraggio di cambiare al proprio interno. Se pensa che se a destra e a sinistra pensiamo di battere la destra con le leggi attuali, sì, si potranno vincere le elezioni, ma poi si farà la fine di Prodi, che ha battuto Berlusconi, ma poi Bertinotti lo ha lasciato per strada. Grazie. Grazie.